possibile. Era aumentare la disponibilità finanziaria, ad esempio, per contribuire alla realizzazione di gite e soggiorni di vacanza per la popolazione anziana. Allora, prima, prima ogni tanto si poteva andare in gita, no? Si potevano fare anche dei soggiorni, addirittura sono stati fatti. Adesso non so se si potrà fare più un lungo soggiorno di vacanza perché ha dei costi allucinanti. Ormai. Sì, la norma di Andrea è sempre in giro, che è cambiato da sempre. Lo fanno anche anziani, qualche parte dei servizi sociali. Esatto, quindi noi potenzieremo un budget finanziario per queste attività in modo tale da potervi garantire di nuovo, una volta all'anno e non a ottobre però, se andate in vacanza dovete andare in tempi, diciamo, a che clima lo consente, no? Quando è stato effetto. Poi vorremmo favorire la creazione di un servizio di ludoteca per tenere conto delle esigenze delle madri lavoratrici. La ludoteca, perché avete un posto che si può fare? Non si sente. Non si sente mai, in realtà. Ma sotto mi cammino. In realtà se non teniamo il mio, dicevo, andamento. Il servizio di ludoteca che qui non c'è mai stato, ma forse non c'era neanche l'esigenza. Ora come era invece con redditi molto, molto bassi, in cui molto spesso tutti e due i componenti della famiglia devono lavorare, spesso non si sa come arrangiarsi con i bambini. Si è ricorso molto spesso all'utilizzo dei nonni, però non tutti hanno avuto questo privilegio, perché poi alla fine è un privilegio. Io ne ho usufruito e posso dire di essere stato contento e di aver avuto ottimi risultati, però non tutti purtroppo possono averlo a disposizione, quindi secondo noi è necessario fare una cosa di